Una cosa accade soltanto se ci credi davvero ed è crederci che fa la differenza. A Luciana Network Cambiamente, l'ostetrica e networker Rosa Pili. Ciao Rosa! Ciao Luciana, è un piacere che tu hai pensato a me nel fare questa intervista. E tutti i miei spazi dopo la scuola erano tutti contrassegnati da piccoli lavori che erano consentiti a quell'epoca, di cucinare come uno sapeva fare, di riordinare la casa, di andare a pascolare le pecore d'estate quando finiva la scuola, alzarsi presto al mattino, quando magari a 8, 9, 10 anni ti veniva la voglia di rimanere a letto, e quindi tutte queste cose, però servivano per farti capire che c'era il sacrificio, chiaramente era così. Oppure imparare a fare un orlo alla macchina Singer che c'è ancora nella casa della mia sorella, tutte queste cose che io ho imparato e mi sono servite per il dopo. Però tutte queste cose mi hanno fatto capire che tipo di vita magari in prospettiva uno poteva affrontare, perché dici, ma come? È solo qui, prima di arrivare però a fare l'ostetrica che ho fatto appunto in una università a Roma, che ricordo ancora. Ho fatto tutti i vari tasselli, sono questi di aver fatto la scuola professionale per infermiera professionale, lavorando e studiando per caposala e dopo, successivamente, dopo un anno di pratica, la scuola di ostetricia. E quindi, diciamo, è stato tutto abbastanza impegnativo perché lavorare e studiare non è così facile. Sono emerse alcune questioni che si allacciano benissimo al network marketing. Tu non ti sei limitata a dire i miei parenti hanno sempre fatto così, quindi faccio così anch'io. Pur stando bene in quell'ambiente e ringraziando, hai detto voglio mettermi in cammino per costruire la mia di storia. E quindi qua siamo proprio nella formazione del network marketing. Quindi, come è avvenuto l'incontro con il network marketing?